Il governo Meloni stanzia 20 milioni di euro di aiuti per far fronte alle prime emergenze in Emilia-Romagna e Marche. La proposta è stata illustrata dal ministro per la protezione civile Nello Musumeci in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento riguarderà diverse province emiliane, romagnole e della regione delle Marche. Nella sola Emilia-Romagna, negli ultimi giorni, i vigili del fuoco hanno operato oltre 1000 interventi di soccorso. Lo stato di emergenza durerà 12 mesi per far fronte ai primi interventi urgenti e al ripristino dei servizi e delle infrastrutture. Ed è già partita la pulizia delle strade, mentre continua la conta dei danni anche in Repubblica Ceca, con acqua fino a 2 metri di altezza nella località di Krnov. L'Unione Europea ha stanziato oltre 10 miliardi di euro d'aiuti per tutti i paesi colpiti. Migliaia di case sono state spazzate via dalle inondazioni nella contea rumena di Galati, provocando altrettanti sfollati. Quando l'acqua si è ritirata, ha lasciato solo distruzione e case piene di fango. In Italia si contano i danni in Emilia-Romagna. I volontari sono intervenuti per aiutare chi è stato pesantemente colpito dal maltempo. Mentre l'entità dei danni è ancora in fase di valutazione, il governo italiano ha approvato 24 milioni di euro di aiuti, 20 per l'Emilia-Romagna e 4 per le Marche. Si è temuto un picco di inondazioni in Ungheria quando il fiume Danubio ha raggiunto il livello massimo. Per contenere le inondazioni nei punti chiave delle infrastrutture, come gli ingressi della metropolitana, sono stati posizionati dei sacchi di sabbia. Un tema importante è quello della violenza sulle donne, e poi il mio assessorato ha puntato è proprio l'anno scorso, in relazione ad un confronto, e dopo aver fatto un bel convegno abbiamo dato l'opportunità a tante donne vittime di violenza di fare dei stage formativi, e oggi continuano a lavorare presso delle aziende, quindi lontane dal bisogno e dalla dipendenza, e devo dire che hanno dato anche prova di grande professionalità e di partecipazione. Io, come assessore della regione delle attività produttive, ho svolto un'attività di intercessione tra le donne, tra le associazioni e le aziende siciliane, che hanno ben risposto, devo dire, dando la loro disponibilità a temi occupazionali importanti. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 47enne già noto alle forze dell'ordine, reo di maltrattamenti verso l'ex moglie, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'altro giorno la signora, in compagnia della figlia 13enne, si era recata presso il cimitero di Catania per deporre dei fiori sulla tomba del giovane figlio, quando è stata raggiunta dall'ex, che avvicinatosi pretendeva che lei lo seguisse per ridiscutere. Lei però, memore dei passati atteggiamenti violenti del marito, ha subito digitato il 112 informando i carabinieri del pericolo incombente. I militari dell'arma hanno raggiunto la coppia in uno dei viali cimiteriali, trovando la bambina in lacrime e il 47enne che urlava animosamente contro la ex, avvicinandosi con atteggiamento chiaramente minaccioso, quindi, per tutelarla. Sulle prime, l'uomo sembrava aver compreso di aver esagerato, però poco dopo è ritornato sul posto e ha minacciato di morte sia la ex che i carabinieri, per poi scagliarsi contro questi ultimi. A quel punto, l'uomo è stato subito bloccato e quindi arrestato e tradotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza. I carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno denunciato un 34enne di Mascali perché responsabile di furto e ricettazione. Una pattuglia della stazione carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia, durante il loro servizio di perlustrazione sul territorio percorrendo la via Cesare Battisti, hanno visto un uomo di Mascali, a loro già noto per pregresse vicende giudiziarie, in sella ad una bici elettrica, molto simile ad una rubata la sera prima dall'interno di una villetta di quel comune. L'equipaggio dell'arma, sospettando che potesse trattarsi proprio del mezzo trafugato, ha deciso di controllare i movimenti dell'uomo ed hanno deciso di proseguire la marcia come se nulla fosse, per poi appostarsi in una posizione defilata per osservarlo senza essere notati. Il 34enne,
Convinto che la pattuglia fosse passata oltre, si è fermato dinanzi ad un portone e, dopo aver citofonato, si è intrattenuto a parlare con un uomo che lo aveva raggiunto sulla strada. A quel punto è scattato l'intervento dei carabinieri che, dopo aver messo in sicurezza il mascalese, per evitare che potesse scappare, hanno domandato al suo interlocutore cosa stesse accadendo. L'ignaro cittadino ha subito riferito ai militari che gli era stato proposto l'acquisto di una bici elettrica e che ne stava vagliando lo stato assieme al venditore. Da ulteriori approfondimenti, gli investigatori hanno anche scoperto che il venditore era arrivato a bordo di un'auto parcheggiata poco distante dal luogo del controllo. Immediata la perquisizione del veicolo all'interno del quale i carabinieri hanno trovato non solo il ciclo computer compatibile con la bici elettrica che stava per vendere, ma anche una costosa motosega della quale non ha saputo riferire la provenienza. Dagli accertamenti sulla bicicletta è risultata essere proprio quella rubata la sera prima. Il mascalese è stato perciò denunciato per furto in abitazione e ricettazione la bici elettrica, che è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario, mentre sulla motosega si stanno svolgendo ancora ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza. Vibranti leopardi saltando alle cornici e leonesse si avventano su delle zebre. Si tratta dei quadri esposti in Ruggiti di colore, la prima mostra antologica dedicata al pittore espressionista Antonio Ligabue. Allestita fino al 30 marzo a Palazzo Albergati a Bologna, propone 100 opere dell'artista visionario. Sono dei veri e propri ruggiti di colore, è la sua anima che si esprime attraverso questa grandissima capacità che ha di strutturare un'immagine attraverso l'uso del colore, e lo fa con violenza, con ardore, con passione, mettendoci dentro tutta la sua anima. La vita di Ligabue fu tutt'altro che una tela bianca. L'artista, isolato e incompreso, ebbe un relativo successo soltanto alla fine della sua carriera, ma la sua visione vivida del mondo e di se stesso continua ad essere celebrata in tutta Europa. Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 24 settembre di Globus Television. Martedì, pressione in aumento sulla regione, giornata con generali condizioni di bel tempo. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento fino a 31 gradi, valori notturni stabili. Venti di libeccio. Mari, Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mar Ionio da poco mosso a mosso, Stretto di Sicilia da poco mosso a mosso.